Allora, buona serata a tutti, ben ritrovati nella nostra rassegna. Devo dire che ci dà molta soddisfazione prestigiosa della primavera Ippogrifo, dove abbiamo cercato di coniugare un po' nella nostra linea editoriale appunto varie declinazioni diverse della cultura, dalla cultura appunto turistico e iconografica, in un percorso appunto che coniuga la geografia con l'arte, un percorso su la letteratura contemporanea e appunto testi, autori del nostro tempo e anche autori classici. Abbiamo anche un percorso sulla letteratura classica, come sarà con Dante, come è stato con Leopardi, come è stato su Nerval. In questo senso di proprio trasversalità e convergenza di diversi aspetti, oggi abbiamo un momento molto importante con della nostra associazione di cui siamo più onorati e fieri, che coniuga sia l'aspetto della narrazione che l'aspetto della saggistica, che appunto è Marco Marangoni, che questa sera ci intrattiene su un genere che gli conosce molto bene e che frequenta da molto tempo come sia saggista che appunto narratore, che appunto è il genere del giallo, della detection, dell'investigazione, coniugato con l'aspetto anche culinario, mi sembra di capire, poi dopo ci spiegherai bene tu, dopo ecco, in che cosa consiste. Io mi sono limitato a leggere il titolo, poi dopo sull'aspetto naturalmente contenutistico ci illustri tu. Ecco, dicevo appunto Marco che coniuga proprio questi due aspetti molto importanti che sono alla base poi della nostra associazione, cioè da un lato una solida e robusta formazione saggistico-culturale, nel senso che i suoi saggi, soprattutto sul Rinascimento, ma anche sul Novecento, sono due campi probabilmente su cui si è più concentrato Marco, il Rinascimento, Ariosto e il Novecento sono stati pubblicati già da tanti anni prestigiosi autori come l'Albuo Editore, la Carrocci, quindi autori e editori importanti. E quindi la solida preparazione che lo ha portato poi dopo in questa veste anche di saggista di approdare anche alla narrativa, con romanzi che anche qui coniugano una dimensione intimistico, originale dal punto di vista introspettivo, ma anche sempre, diciamo, sorretti da un'intelaiatura della detection, che probabilmente è uno dei temi, insomma, forti su cui si è concentrato Marco, su cui appunto poi dopo ha tenuto anche delle lezioni all'Università Aperta e mi sembra anche all'Università di Lugo, no? Sì, Circolo prima che Culturale di arrivasse Lugo. il Covid e interrompesse tutto. Ecco, benissimo, però voglio dire, anche qui proprio è una tua formazione molto importante che ti ha visto come saggista e come studioso. Nell'ambito sempre della sua attività importante, diciamo direi militante, no? All'interno dell'associazione, direi anche la terza veste di Marco, a cui tengo molto, è quella del curatore della nostra rivista e Almanacco, che è una rivista annuale che egli insieme ad Alessandra Scicciotte e Daniela Galassi appunto cura, che anche questa è un'altra, devo dire, natura e veste molto importante di Marco, cioè quella è un po' dell'organizzatore culturale. Ecco, dirigere una rivista, curare una rivista non significa soltanto meramente raccogliere i testi, va bene, ma trovare una linea editoriale, fare un'opera anche semplice, comunque di editing, di impostazione strutturale, anche questo è un aspetto molto importante della sua appunto molteplicità e varietà di intellettuale. Per cui insomma ringraziamo Marco per la presenza di oggi, siamo molto così contenti e onorati di averti nella nostra associazione, del tuo intervento che ascoltiamo con grande interesse. Grazie Marco. Allora, io premetto che il discorso che farò viene da delle mie esperienze di lettura, quindi è tutto discutibile quello che dirò, probabilmente dirò anche delle banalità, ma abbiate pazienza perché talvolta ci vogliono anche quelle, anche se si parla di letteratura. Allora, prima di tutto non vedo più nessuno, se qualcuno può accendere la telecamera io sono più contento perché parlo, Ci siamo, ci vedo. siamo. Ci No, no, ci siete? siamo. Io ho messo il microfono spento e dopo mi è partita anche la telecamera per non disturbarti. Ecco, No, 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 comunque, non mi ecco, ci disturbate. siamo. Anzi, se mi volete, ciao Massimo, ciao Laura, se mi volete interrompere quando volete, siamo Ok. nel postmoderno, quindi nel regno della confusione. Postmoderno. Comincio leggendo Ok. un brano molto breve tratto da un libro che secondo me qualcuno di voi conosce. Se non lo conosce, lo dico dopo, il brano che introduce la mia lezione. Non le è piaciuta la paella? Dice uno. No,
Il riso è una bestiolina molto delicata, signor Camps. In apparenza ci può fare quello che si vuole, ma un'anima nucleare molto sensibile, il riso. Non si può paragonare né alla patata né alla pasta italiana, che sono anche semplici veicoli con volume e testura per ogni tipo di sapore. Il riso ha bisogno di un sapore fondamentale, oppure deve restare staccato per assorbire tutti gli altri sapori. Ecco perché lo si può cucinare solo con ingredienti che abbiano lo stesso padre e la stessa madre. E quando si combina con carne e pesce deve trattarsi di riso in bianco, bollito nella sua solitudine, passato e poi combinato con altre solitudini. I veri valenziani sono gli inventori del riso cucinato in compagnia e non sono gli inventori di quella cosa truce che in molti ristoranti chiamano paella di pollo e frutti di mare. I cinesi e gli asiatici sono i maestri del riso solitario e lo combinano poi con quello che si vuole, che siano 3, 4, 5 mila delizie. Ma ciò che è intollerabile è che servano una paella come quella di oggi, in cui il riso è stato soffritto in mezzo litro d'olio adoperato per abbrustolire ogni tipo di pesce. Questa non era una paella, questo era uno scarto da ospedale per ustionati gravi. Questa è la conversazione tra il signor Camps e un altro personaggio che adesso vi cito, di fronte a un terzo personaggio che si chiama Mortimer ed è un inglese. Avete capito da che libro è tratto? Se l'avete letto lo sapete, perché è famoso il brano, se non l'avete letto lo dico io. Il brano è tratto da un romanzo del 1989 di Manuel Vázquez Montalbán, che è Il centravanti è stato assassinato verso sera. È un romanzo molto noto che si svolge a Barcellona. Sono vicende calcistico-criminali, adesso non sto a dire, e il personaggio che ha fatto tutto questo discorso sulla paella si chiama Pepe Carvalho ed è l'investigatore più famoso creato da Vázquez Montalbán. È uno molto molto noto. Scusate che mi disturbavo. È un personaggio molto molto noto. Ora, voi avrete letto Agatha Christie, avrete letto forse Sherlock Holmes, Conan Doyle, voglio dire, avrete letto un po' di gialli classici. Avete mai trovato una critica da gourmet come questa su un piatto tipico spagnolo, la paella? No, ve lo dico io, no. È vero che c'è Nero Wolf, che è un gourmet, è quello, è il personaggio di Rex Stout, no? Nero Wolf. Però lui è un gourmet tutto a modo suo, cioè lui è un cuoco tutto originale, è tutta una persona a parte, non parlerebbe mai di un piatto tipico. In realtà i piatti tipici entrano nei gialli, adesso devo dire romanzi di detection, poi mi scapperà detto gialli, ma così ci intendiamo. Nei romanzi di detection a partire dalla fine degli anni 80 fino ad oggi. Perché? Allora, in questo caso devo far entrare nel mio discorso un concetto, cioè Alessandra, una categoria che praticamente ho inventato, non esiste ed è molto criticabile, ed è la categoria dell'etno giallo. Per dirvi che cos'è l'etno giallo, faccio prima un passo indietro, ma non preoccupatevi, è un passo breve. Voi saprete senz'altro che esiste un sistema che comprende opere, autori, modelli, generi, che si chiama canone. Il canone letterario costituisce in pratica la tradizione storica della comunità, tradizione storica letteraria della comunità. Può essere lo Stato italiano, può essere un'area molto ampia come l'Europa, ad esempio, può essere un intero continente, canone asiatico. La cosa importante è che in questo sistema ci siano tutte le opere, gli autori, i modelli, i generi, le poetiche che orientano la scelta dei lettori. Mi raccomando, se non capite qualcosa mi fermate, perché facendo l'insegnante tante cose magari le do per scontate ed è sbagliato. Il canone orienta le nostre letture. Per dire, noi sappiamo benissimo, perché il canone ce lo ha insegnato, che nell'Ottocento il romanzo intorno al quale ruota
la intera letteratura italiana ai Promessi Sposi, che poi sì, viene sottoposto a vaglio critico, partorisce romanzi diversi, partorisce delle altre imitazioni, ma sono i Promessi Sposi. Dov'è che si usa il canone moltissimo? Si usa a scuola, naturalmente, e di questo abbiamo fatto esperienza tutti, perché è il canone che ci dice che dopo aver studiato, per dire, i poeti della corte di Federico II, dobbiamo andare a studiarci gli stilnovisti, giusto? È questo sistema, è questa tradizione che ci orienta, orienta noi insegnanti, orienta gli studenti. Questo è il canone come è sempre stato, fino diciamo agli anni 60-70 del Novecento. Oggi il canone non è che sia sparito, perché se chiedete ai vostri figli, nipoti e cugini che fanno ancora le scuole superiori cosa studiano, cosa hanno studiato in terza, che vi dicono? I poeti della corte di Federico II, gli stilnovisti, poi c'è Dante, poi c'è Boccaccio, cioè rifanno, poi c'è Petrarca, scusate, poi c'è Boccaccio, cioè stanno rifacendo la stessa strada che abbiamo fatto noi e che prima persone più adulte, generazioni più adulte della nostra, hanno fatto. Però questo canone è rimasto sospeso. Cosa significa sospeso? 4 anni fa sono stato a un corso di aggiornamento tenuto da Guido Baldi. Guido Baldi è l'autore dei manuali in assoluto più diffusi nella scuola italiana. Cioè è praticamente un costruttore di canoni. I suoi manuali sono quelli che la maggior parte degli insegnanti, devo dire assieme a Luperini, comunque Andrea mi corregge se sbaglio, sono i manuali che la maggior parte degli insegnanti usa. Devo dire, i libri, i manuali sui quali si formano quelli che devono dare gli esami, i concorsi per fare gli insegnanti. Quindi un conoscitore del canone perfetto, un architetto del canone perfetto. E lui diceva, 4-5 anni fa, che lui si sentiva, uso una parola importantissima, disorientato. Perché disorientato? Perché, diceva lui, a partire dagli ultimi 30 anni, io, ve la faccio in parafrasi, io non so più cosa consigliare agli studenti da leggere e ai professori da far leggere, perché sono troppe le proposte editoriali. Lui ne faceva una questione di quantità, in realtà la questione è soprattutto di qualità, perché, ve la faccio veramente corta, il canone, quello che noi chiamiamo canone italiano, che poi sta nel canone occidentale, il canone si fondava su un'idea di sviluppo progressivo della letteratura che accompagnava lo sviluppo storico della nazione, la storia della nazione. Dal momento che nella nostra contemporaneità l'idea di progresso non c'è più, l'idea di sviluppo storico non c'è più, perché la grande narrazione della storia è andata in pezzi, noi non possiamo più parlare di canone come ne parlavamo prima. C'è anche un'altra questione. Buonasera Gabriele. C'è anche un'altra questione. Noi non siamo più in un orizzonte nazionale. Noi siamo in un orizzonte global. Per questa ragione i punti di vista sui quali costruire il canone sono molto diversificati. Altro che Dante, Petrarca e Boccaccio. Noi abbiamo, per dire, Dante, la storia di Genghi, che è un romanzo giapponese medievale, poi andiamo, non so, nel Settecento, uno pensa, ci saranno Alfieri, prima Casanova, Goldoni, no, nel Settecento c'è il mistero della Camera Rossa, che è un romanzo cinese proprio del Settecento, per farvi soltanto qualche esempio. Quindi, il canone è rimasto sospeso. Però il canone sospeso ha poi dato luogo, ha fatto nascere dei canoni piccoli o dei canoni leggeri, io li chiamo così. Sono dei canoni molto legati ai generi letterari, che prima consideravamo magari letteratura di serie B, letteratura troppo facile per essere proposta a scuola, letteratura troppo facile per dire ah, quello è un classico. Uno di questi canoni leggeri è naturalmente il giallo,
che ormai comincia ad avere, se ci pensate, una storia anche molto lunga, perché i primi gialli li ha scritti Edgar Allan Poe, 800, e siamo già agli anni 20 del 2000. Quindi, insomma, è una storia bella corposa quella del giallo. Perché dico che non è un genere, che non è ed è invece un canone? Perché ci sono delle opere all'interno del canone giallo che funzionano esattamente come i classici che ci hanno fatto studiare a scuola. In che senso? Ci permettono di far crescere una nostra consapevolezza della realtà, una consapevolezza critica con la quale, attraverso la quale guardare la nostra realtà di tutti i giorni. Sono questi i classici, eh? È questa la ragione per cui studiamo i classici, che siano classici italiani, che sia Moby Dick di Melville, perché ci permettono di costruire la nostra consapevolezza sul mondo. Nel canone giallo ci sono. Il canone giallo, come vi ho detto, molto legato ai generi, ha prodotto molti autori, molti modelli, ha prodotto molte opere originali e ha il suo pubblico. Pubblico, devo dire, di competenti. In questo canone, naturalmente, ci sono delle diversificazioni di poetiche, quelli che chiamano anche sottogeneri, così ci intendiamo subito. Per dire, nel 1980, all'interno del canone giallo, nasce il giallo storico, con Il nome della rosa di Umberto Eco. Quello è un modello che è stato seguito, ha dato luogo a un filone abbastanza diversificato, anche con degli autori molto bravi, più bravi di Eco a scrivere. Però il modello è quello di Eco e vabbè, glielo lasciamo. Tra queste diversificazioni di poetiche c'è quella che chiamo etnogiallo. Ok, adesso ci siamo arrivati. L'etnogiallo è un romanzo di detection nel quale viene messo in primo piano il luogo nel quale si svolgono le vicende. In che senso viene messo in primo piano? Il luogo nel quale si svolgono le vicende, che poi tra un attimo chiamerò spazio, determina la poetica del romanzo. Quindi determina la trama, la fisionomia dei personaggi, la fisionomia dell'investigatore, che come sapete è molto importante nei romanzi di detection, determina il linguaggio, determina lo spazio e il tempo, determina tutto. Ed è proprio il luogo. È chiaro che i gialli, che sono romanzi, si sono sempre svolti in un luogo, giusto? E questo luogo poteva essere caratterizzato in senso realistico, ma non aveva la prevalenza sulla scrittura, non aveva la prevalenza sulla narrazione. Allora, prima di tutto vi dico come si caratterizza questo luogo. Questo luogo è uno spazio. In che senso uno spazio? Nel senso che non è soltanto un'area, non è soltanto una superficie. In questo spazio ci sono la mentalità, ci sono il linguaggio, ci sono i luoghi e le memorie storiche, ci sono anche i luoghi di pregio artistico e naturale, ci sono gli strumenti, ci sono le cose, ci sono gli immobili, c'è un certo modo di vedere l'urbanistica, c'è un certo modo di vedere l'architettura, c'è un certo linguaggio. È così delineato precisamente questo linguaggio, questo spazio, che a noi che leggiamo risulta uno spazio molto, sembra un sofismo, ma non è così, sembra uno spazio piccolo, ripeto, perché è molto caratterizzato, perché è delineato molto precisamente nei suoi particolari, ci sembra di starci dentro. E ci dà l'impressione di essere uno spazio piccolo. Perché sottolineo questa cosa? Perché secondo me questo etno giallo deve fare, ecco perché l'ho chiamato etno, per questo, perché è molto caratterizzato, questa è la ragione della mia definizione, perché questo etno giallo si caratterizza anche in opposizione a un altro sottogenere della detection, sulla quale non dico quasi niente, è soltanto per definirlo, che è il giallo global. Il giallo global non si svolge negli spazi realisticamente determinati, si svolge nei non luoghi. Rifaccio mia una
un concetto di Marco Auger, che è un filosofo geografo, forse l'avete sentito nominare. I non luoghi sono quegli spazi che non hanno una storia, che sono uguali in qualsiasi luogo vengono collocati. McDonald's è un non luogo, perché tu, che tu vada a Seattle, che tu vada a Londra o che tu vada a Milano, McDonald's è uguale. Tu entri a McDonald's, da McDonald's sì, senti le persone che parlano, però è sempre la stessa cosa. Gli autogrill sono dei non luoghi. Il giallo global è un giallo che vive nel frame, cioè nella cornice della globalizzazione. Quindi la caratterizzazione dello spazio è molto generica, è quasi finta. Vi faccio un esempio, così ci intendiamo subito. El Roy, dai, famosissimo, immenso scrittore di noir, ha secondo me praticato il giallo global in certi romanzi tipo LA Confidential e Black Dahlia, perché si svolgono nel mondo del cinema, che è un mondo finto naturalmente, è un mondo tutto artefatto. Ma per dire, anche Franzen, che è molto conosciuto, quello che ha scritto La Libertà, no? Ha scritto La 27esima città, che è un thriller, noir thriller, che si svolge tra l'India e gli Stati Uniti. È un thriller immobiliare, non vi dico altro, tra India e Stati Uniti. Quello è global. Tarantino, Quentin Tarantino. In che luogo li collocheresti i suoi film? Ma da nessuna parte, in tutte. Ok, spero di aver dato l'idea. L'etno giallo si contrappone al giallo global. Perché ci piace l'etno giallo? Anche qui è una mia idea, poi voi mi dite la vostra. Secondo me ci piace perché allontana le inquietudini della globalizzazione. La globalizzazione è uno spazio troppo grande per noi, ci disorienta, per usare le parole di Baldi prima. La globalizzazione ci fa sentire veramente minuscoli, piccoli, insignificanti. Peraltro si porta dietro una barbarie che è il sistema economico del liberismo, che è una delle sciagure della contemporaneità. Per cui la gente preferisce stare nello spazio piccolo, idealmente. Preferisce immergersi in uno storytelling piccolo, limitato. Ok? Ci sono domande fino a qui? Adesso vediamo che cos'è che determina lo spazio all'interno del romanzo. Beh, innanzitutto lo spazio è caratterizzato, come vi ho detto, caratterizza i tempi degli eventi. I tempi degli eventi poi sostanzialmente sono quelli del giallo classico. C'è un morto, ci sono delle indagini e alla fine si scoprirà chi è il responsabile dell'omicidio. Però queste vicende vengono calate nel tempo di questo spazio, che è uno spazio piccolo, quindi è il tempo della settimana che comincia il lunedì e finisce, non dico neanche con la domenica, finisce col weekend. È il tempo delle feste religiose tipo la comunione, la cresima, poi posso anche già dirlo qual è il modello Camilleri, no? Montalbano. Ci sono degli archetipi, però il modello è quello. Pensate alle comunioni alle quali va Montalbano, ai fidanzamenti, ai matrimoni. È il tempo piccolo, delle comunità piccole. I personaggi. I personaggi, scusate se poi mi ripeto, non sono personaggi che hanno un campo d'azione ampio. Non hanno, per così dire, dei compiti, dei doveri, delle professioni che li portano a viaggiare. Sono personaggi dello spazio piccolo. Pensate, tra l'altro vi faccio un esempio, pensate all'importanza che hanno nei romanzi di Camilleri i vicini di casa. Come vengono caratterizzati i vicini di casa? Adesso vi faccio l'esempio, così vi rilassate anche. Allora, questo è un esempio preso dalla Gita a Tindari, che è uno dei romanzi più noti di Camilleri. Nella Gita a Tindari, Montalbano deve andare a controllare un edificio, un condominio, di fronte al quale è morta una persona, un abitante del condominio, l'hanno proprio ammazzato, che è Nenè San Filippo. Poi in questo condominio è anche sparita una coppia di anziani, che sono i signori Griffo. Quindi c'è un condominio e due gialli. Omicidio di Nenè San Filippo, sparizione dei signori Griffo, che peraltro è una coppia di anziani, quindi non è che possono aver avuto un colpo di testa e essere scappati, vabbè così. Montalbano, sul quale torno dopo, va nel condominio
e fa un paio di incontri con i vicini di casa, i vicini di condominio, di pianerottoli, insomma. Terzo piano, interno 12, la cinquantina signora Burgio Concetta, vedova Lomascolo, si esibì in un monologo davanti a Montalbano di grandissimo effetto. Io dovrei fare l'accento siciliano, non lo so fare, quindi evito. Non mi parlasse, commissario, di questo nenè San Filippo, non me ne parlasse, l'hanno ammazzato, povirazzo, e pace all'anima so, ma mi faceva dannare. E il vicino di casa mi faceva farla dannare. Di giorno alla casa non ci stava mai, ma di notti sì. E allora, pimia, accominciava l'inferno. Una notte sì e una no. L'inferno, vi disse signor commissario, la mia camera da letto è muro a muro con la camera di letto di San Filippo. Quindi già potete immaginare cosa sentivo. I mura di questa casa di cartavelina sono. E allora, no, scusate, si sente tutto di tutto, ogni cosa si sente. E allora, dopo che avevano messo la musica, che a momenti mi spaccavano le gracchie, che sono le orecchie, la stutavano e principiava un'altra musica, una sinfonia, e zucchiti zucchiti, zucchiti zu. Il letto che sbatteva contro il muro faceva battaria, e dopo la buttana di turno, perché è ovvio che la doveva qualificare l'occasionale amante di San Filippo, e la buttana di turno che faceva e da capo zunchiti 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 zu, e io cominciavo a fare pensieri tinti, commissario, pensieri tinti, che immagino voglia dire pensieri rossi, pensando allo spagnolo, non so. Mi recitavo una posta di rosario, due poste, tre poste, cominciavo a recitare il rosario. Niente, i pensieri restavano. Io sogno ancora giovane, commissario, a dannare mi faceva. Nonzi, dei signori Grifo non sa so niente, non davano confidenza. E allora, se tu non me la dai la confidenza, per chi te la devo dare io? Hai ragionato? Cioè, mi sono spiegata? Quindi, su San Filippo, un romanzo erotico, anzi erotico acustico. Sui coniugi Grifo, chi se ne frega. Poi vado a una seconda vicina. Terzo piano, interno 14. Famiglia Crucillà. Marito Crucilla Stefano, pensionato, ex contabile alla pescheria, mogliere De Carlo Antonietta, figlio maggiore Calogero, ingegnere minerario, travaglia in Bolivia. Travaglia, lo sapete, vuol dire lavora, no? Figlia minore Samantha senza la H, tra la T e la A, insegnante di matematica, nubile, vive coi genitori. Per tutti parlò Samantha, quindi la figlia. Guardi, signor commissario, a proposito dei signori Grifo, per dirle quanto fossero scostanti, una volta incontrai la signora che stava entrando nel portone con il carrello della spesa strapieno e due sacchetti di plastica per mano. Siccome per arrivare all'ascensore bisogna fare tre scalini, le addomandai se poteva aiutarla. Mi rispose con un no sgarbato, e il marito non era meglio. Nenè San Filippo? Bel giovane, pieno di vita, simpatico, che faceva? Faceva quello che fanno i giovani della sua età quando sono liberi. E così dicendo lanciò una tagliata, vuol dire un'occhiata di striscio, ai genitori accompagnata da un sospiro. No, lei libera non era, purtroppo, altrimenti sarebbe stata capace di dare punti alla buonarma di Nenè San Filippo. E questi sono i due vicini di casa dei signori Grifo e di Nenè San Filippo. Cosa ci ricorda questo tipo di personaggi? A me ricorda una memoria letteraria che è molto siciliana e che naturalmente contribuisce a dare spessore, a dare forza, energia, vitalità a questa dimensione etnica, che è naturalmente Pirandello. I personaggi dei vicini di Montalbano, ma assomigliano tantissimo ai personaggi di Pirandello. È un'umanità tutta di maschere nude, che si agita, grida, spia, insulta a bassa voce, fa domande,
bisbiglia alle spalle. Sono così, ma Camilleri, secondo me, era perfettamente consapevole quando ha adottato questo tipo di poetica che i suoi personaggi potevano essere ricostruiti sui personaggi di un altro autore siciliano, Pirandello. Ma c'è anche molto Sciascia in Camilleri, tantissimo. Ma va bene, perché è lo spazio è quello. Questo è un discorso ovviamente che magari riprendiamo più tardi. I vicini di casa. Poi è chiaro che anche nell'Etno Giallo ci sono dei personaggi che sono comuni al modello più generale. Per dire, c'è il superiore, che può essere il procuratore, può essere il questore, può essere un giudice, che è pavido nei confronti della gerarchia o che comunque è molto superficiale nel chiedere all'investigatore di fare il suo lavoro. Quello c'è sempre, se ci pensate un attimo. E c'è la spalla dell'investigatore, Montalbano a Fazio, no? Ricciardi a Marioni, che è quello grosso, presente? Quello che ha quella famiglia. Peraltro, adesso apro un attimo una parentesi, si svolge a Napoli, no? La storia del commissario Ricciardi, uno pensa, beh, Napoli è grande, non è mica un Etno Giallo questo. Eh no, perché si svolge tutto in un quartiere piccolo, si svolge in una realtà piccola, si svolgono in una realtà piccola le indagini del commissario Ricciardi, piccola piccola. Se leggete le scene casalinghe di Marioni, o se anche guardate la fiction che è stata programmata da poco su Rai 1, credo, beh, cosa sembrano quelle scene in casa? Ma sembra De Filippo, è chiaramente preso da De Filippo, ma De Filippo va bene, perché De Filippo è la radice letteraria di quello spazio. Oh, poi non voglio mica che pensiate che sia così complicato l'Etno Giallo, ci sono delle dimensioni dello spazio che hanno un ruolo nella vicenda, spesso servono soltanto a caratterizzare, per esempio i vini nei romanzi di Hervas, che sono quelli del commissario Stucchi, avete presente? Se il commissario Stucchi indaga a Treviso, sono abbastanza note, forse non notissimi. C'è il mare di, come si chiama, di Savatteri nelle storie di La Manna, che sono quelli che sono andati in televisione con Macari, forse questo l'avete presente. Bussy, Michel Bussy, che citavo prima, scrive Tempo assassino, che è uno dei suoi gialli più noti, che si svolge tutto in Corsica, dove la gente si gode il panorama corso, mangia le cose della Corsica, entra in contatto con la concezione familiare dei corsi, che ovviamente è una parodia di quella degli italiani, per cui la famiglia non si transige, la famiglia tira fuori il coltello se c'è qualcosa che non va, il patriarca, eccetera, eccetera, eccetera. Talvolta si va anche, devo dire, nel luogo comune. Tra un attimo arrivo all'ispettore all'interno di questo spazio, però devo dire ancora una cosa, il linguaggio è importantissimo per un giallo. Allora lì ci sono da coniugare due esigenze: da una parte il libro deve essere facilmente leggibile da parte del grande pubblico, perché un giallo ha come etica, diciamo, quella di essere molto letto. Quel pasticciaccio brutto di via Merulana lo mettiamo via. Quello sta nel canone delle scuole, non lo comprate in stazione, questo è sicuro. Il giallo deve avere una sua facilità di lettura, quindi deve essere comunicativo nei confronti del lettore. Però c'è lo spazio che abbiamo detto incombe, lo spazio determina la poetica, per cui il linguaggio deve riprodurre lo spazio. Allora, qui ci sono, devo dire, delle situazioni molto differenti. E prima Arianna faceva l'esempio di Malvaldi. Malvaldi per me è un buon esempio di Etno Giallo. Adesso io potrei sbagliare, però secondo me le storie di Malvaldi si svolgono o a Tirrenia o a Marina di Pisa. Poi corregge Arianna, però diciamo che si svolgono in quei luoghi lì, che sono mezzo stazioni di villeggiatura, mezzo luoghi isolatissimi, tristissimi, tipo Marina Romea. Non si offenda nessuno, eh? Marina Romea ci sono andato anch'io qui.
Il linguaggio non è il toscano che si parla a Pisa, nessuno dice la H aspirata, la C aspirata, però è un linguaggio a livello comico. Uso questo termine proprio nel senso medievale del termine, cioè un linguaggio molto mediano, non deve arrivare all'apice della tragicità, ma non deve neanche scendere nell'abisso della volgarità. Ciao Daniela. Cioè deve stare su un livello intermedio. Perché? L'abbiamo già detto, perché lo spazio è piccolo. Nello spazio piccolo tu usi il linguaggio medio. Non puoi usare il linguaggio che adotterebbe, che so, Céline, per dire, o Oman. Devi usare un linguaggio da commedia, quindi un linguaggio intermedio. Poi su questo linguaggio tu puoi svariare come vuoi. Infatti arrivavo a quello che secondo me è il modello di questi linguaggi, che è ovviamente il siciliano di Camilleri. È un siciliano, come sapete, un po' vero, un po' inventato. È molto espressivo e, a mio parere, rende molto bene l'atmosfera che comunque deve essere noir di questo spazio piccolo che è quello di Vigata. Mi sono appuntato soltanto alcune parole, ma se seguite anche in televisione le sapete meglio di me. Mi sono appuntato queste. Spiare, che vuol dire chiedere. Ma tu dici spiare, vedi che già inserisci l'emozione noir all'interno della parola, all'interno del gesto che ovviamente è molto quotidiano. Per dire guardare dicono tagliare. Tagliare vuol dire guardare in obliquo, guardare di sghembo, come se non volessi farti vedere, oppure come se volessi guardare male qualcuno. Tagliare, tagliare. Spaventarsi si dice scantarsi. Mamma mia, ma cosa vuol dire scantarsi? Per me vuol dire toglierti dall'incantesimo, cioè svegliati. Fino adesso non hai visto la vera realtà delle cose, ma pure questa è l'essenza del noir, perché nel noir tu vedi la realtà delle cose com'è, brutta ovviamente, perché è un noir. Scantarsi. Per dire nero c'è nivuro, nivuro. A me viene in mente la nuvolaglia, la nebbia, no, la nebbia, la nuvolaglia di quando sta per arrivare il temporale, nero. Quindi un colore molto scuro che porta un problema. Uccidere si dice astutare, che naturalmente significa uccidere usando l'astuzia. Questo non so se esiste nel siciliano, se è un'invenzione di Camilleri è stupenda, io spero che sia un'invenzione di Camilleri. Infine, omicidio, dai lo sapete, come lo dicono? Commissario, c'è stata una mazzatina. Una mazzatina, cioè un piccolo passatempo che ha impiegato il nostro uomo quel quarto d'ora, 10 minuti, giusto il tempo di seguire quella persona là, armare la pistola o la carabina e poi farla fuori. Una mazzatina, come dire una bevutina, una fumatina. Vedete com'è espressivo e allo stesso tempo noir questo linguaggio, ma qui siamo davvero a degli alti livelli. Qui non possiamo più parlare di genere, non possiamo più parlare di romanzo da treno, romanzo di intrattenimento, qui dobbiamo parlare di romanzo fortemente originale, sicuramente. E questo è il linguaggio, era solo per fare qualche esempio. Arriva, e concludo, perché vedo che è anche tardi, arrivo all'investigatore. Oh, le trame, apro anche qui una parentesi velocissima, beh, per quelli i modelli non funzionano molto, perché le trame anche dell'etno giallo sono abbastanza banali, perché nell'etno giallo tu che cosa dovresti vedere? Dovresti vedere un omicidio che può accadere solo lì, può essere commesso solo in quello spazio lì, perché c'è una certa mentalità, perché la gente vive secondo un certo interesse, perché la gente ha certe abitudini, quello che volete voi. Ma può capitare solo lì. In realtà, come sapete, se anche avete poca dimestichezza con questo tipo di gialli, sapete che, come al solito, ci sono le questioni legate ai 7 vizi capitali, gelosia, avidità, ira, insomma, alla fine sono sempre le stesse questioni.
sempre questioni personali, non c'è più l'orizzonte delle grandi criminalità internazionali, dei grandi interessi internazionali. Quello stava nei gialli anni 70 e nel noir mediterraneo, che non è il villaggio mediterraneo, ma è un'altra poetica che viene dal noir. Se mai se ne parla dopo, insomma, se c'è tempo. Però diciamo che come trama, ecco lì, l'etno giallo deve fare ancora molta strada, a mio parere, deve svilupparsi ancora. Invece è bella la figura dell'investigatore. Allora, partiamo sempre dal principio che è lo spazio che determina la fisionomia dell'investigatore. L'investigatore, anche qui è una semplificazione mia, deve avere quindi un rapporto stretto con lo spazio. Non ha crisi di identità, come nel noir classico. Nel noir classico l'investigatore a un certo punto si chiedeva chi era lui. Questi investigatori qua non se lo chiedono mai, perché l'identità gliela attribuisce lo spazio, gliela attribuisce il loro rapporto con lo spazio. Per semplificare, io diciamo che divido l'investigatore in due categorie. Quello che ha un rapporto di integrazione con lo spazio e quello che ha un rapporto di conflitto con lo spazio. Detta così sembra astratta, cerco di essere più preciso. Il personaggio che ha un rapporto conciliante con lo spazio, all'interno del quale si sente integrato, è Montalbano. Lui mangia le cose che gli dà Vincenzo al ristorante, no? A volte non si chiede neanche che cosa c'è, gli dice portami quello che vuoi. Cosa fa? Va sempre a fare i bagni in mare, giusto? Cioè lui si immerge proprio in questo spazio, è il suo acquario. Sì, certo, c'è la mafia, ci sono quelle due parodie di famiglie mafiose, sono i... aiutatemi, sono due, ma fa ridere, i Sinagra e i... beh, adesso non mi ricordo, ma è lo stesso. Ma lui si sente proprio parte di questo spazio. È vero che comunque nei confronti dei vari personaggi lui ha anche un rapporto di distacco, non solo di immedesimazione nei loro spazi, anche di distacco, li deve guardare da fuori. Ditemi, per quello che vi ricordate, quali sono i luoghi nei quali viene più spesso ritratto Montalbano, sia nelle fiction sia nei romanzi? Pensateci un attimo. I luoghi nei quali compare più spesso? Allora, casa sua, il ristorante. Ah, ok. E casa sua dove? Quella che ha la terrazza sul mare. Dove in casa sua? In camera da letto. Oh no, dove mangia? Sala da pranzo? No. Ormai le abbiamo fatte tutte le stanze. In terrazzo. Dove cena. Poi al ristorante dove mangia. Dov'è questo ristorante? Cioè su cosa si affaccia? Sul terrazzo, sul mare. Terrazzo. Qual è il terzo luogo più dove più di frequente si vede Montalbano? Lasciate stare casa sua, non è più casa sua. Sulla spiaggia, sul mare. No. È il suo ufficio, esattamente dietro alla scrivania. Lui deve guardare le cose da lontano, deve guardare le cose in modo distaccato, e ovviamente le cose sono le persone, sono i personaggi. Lui deve vederli con un distacco, non può essere così vicino da compartecipare le loro vicende, ma non può essere così lontano da essere un analista tipo Sherlock Holmes. Deve essere una distanza che è immedesimazione e distacco allo stesso tempo, quindi la terrazza, quindi l'ufficio di fronte, la scrivania dell'ufficio di fronte alla quale si siede la persona, il testimone, il sospetto. Sì, prego. Marco, ma allora secondo te è tutto studiato da Camilletti e tutta questa... Gabriella, mi mandi a nozze, ti posso rispondere dopo appena ho finito? Okay. Ma ti rispondo più che volentieri, davvero. Ecco, anche la strategia dell'investigatore è diversa, perché Montalbano non è Sherlock Holmes, appunto, non è un analista. Montalbano è tipo Maigret, cioè lui fa agire l'intelligenza emotiva, cioè lui ha bisogno di studiarsi le persone, non quello che hanno fatto, non le tracce che hanno lasciato. Lui deve vedere, infatti va a casa loro spesso, deve vedere come pensano, come vivono, che gusti hanno. È una persona che studia chi ha di fronte. Pirandello, è proprio lui. Dai, tra Pirandello e Maigret, mettiamola così. Questo è Montalbano. Poi c'è, e finisco davvero,
Poi c'è l'investigatore che invece ha un rapporto conflittuale con lo spazio ed è Schiavone, il vicequestore Rocco Schiavone di Manzini. Anche questo, secondo me, grande personaggio. Non sto a far tutta la storia, ma voi sapete che lui è a distanza in Val d'Aosta perché lo hanno allontanato da Roma dopo che gli hanno ucciso la moglie dei malavitosi romani con i quali lui era in rapporti che si chiariranno nel corso della lunga serie di romanzi. Anche su questo ci sarebbe da dire tanto, ma adesso non c'è tempo, perché io devo farvelo vedere il rapporto allo spazio. Allora, lui non è integrato allo spazio, lui è contro lo spazio, perché lui in Val d'Aosta non ci vuole stare. Pensate alla fiction, Roma è lo spazio del sole, cioè è sempre primavera, è sempre estate quando si vede Roma. Quando si vede la Val d'Aosta è tutto di un grigio metallizzato, sembra che sia sempre novembre, che la Val d'Aosta è come un limbo tra Roma, che è il suo paradiso perduto, suo di Rocco Schiavone, e l'aldilà dove c'è Marina, che è sua moglie. C'è questo spazio di mezzo che è il limbo e lui è costretto a star lì, non può tornare indietro, vorrebbe andare avanti, non si sa, ma Manzini lo scriverà sicuramente. Come si esprime questo suo conflitto con lo spazio? Da come si veste, ha il Loden e le Clark quando c'è la neve a un metro, giusto? Quando va in ufficio, vi ricordo che è un poliziotto, si fa una canna, giusto? Tratta malissimo i suoi colleghi, è sempre arrabbiato con i suoi colleghi. Non sto a dire, ha sempre un atteggiamento antagonistico nei confronti del sistema nel quale si trova, non per ragioni ideali, ma proprio per ragioni caratteriali. Lui appartiene a un altro spazio, non appartiene a quello. Lui lì è in esilio. Per finire, anche qui è molto importante come si esprime questo rapporto conflittuale nel linguaggio. Allora vi faccio vedere, anche qui è l'ultimo brano che leggo, vi faccio vedere un doppio brano, pure questo molto breve, tratto da Pista Nera, che è il primo dei romanzi di Manzini su Rocco Schiavone. Pista Nera, c'è un omicidio che viene perpetrato alla fine di una pista da sci. Sì, alla fine, presso lo ski lift, credo, se non sbaglio. È una persona che guida il gatto delle nevi che si imbatte nel corpo perché letteralmente ci sbatte contro. È tarda serata, chiamano ovviamente il vicequestore Rocco Schiavone a casa sua. Rocco Schiavone è con una delle sue occasionali amiche. Beh, è chiaro che se lui è in conflitto con lo spazio non può mica avere dei rapporti continui e consolidati, devono essere tutti rapporti occasionali. Drin, pensiero di Rocco Schiavone, la madre di tutte le rotture di coglioni, perché lui, come sapete, ha la classifica delle rotture di coglioni, al decimo livello c'è l'omicidio, perché è un caso. Si appoggiò con i gomiti sul materasso e a letto e rispose: chi scassa? Dottore, sono Deruta. Deruta è uno dei poveri suoi sottoposti. La gente ha scelto Deruta, 100 kg di inutile massa corporea in ballottaggio con Dintino per il più deficiente della questura. Cosa vuoi, ruggì il vicequestore? Abbiamo un problema sulle piste di Champoluc. Champoluc è un posto di villeggiatura abbastanza noto che, come tanti nomi della Val d'Aosta, è francese. È il nome francese. Dove abbiamo un problema? A Champoluc. E dove sta? Rocco Schiavone era stato spedito ad Aosta a settembre dal commissariato Cristoforo Colombo di Roma. Dopo 4 mesi tutto quello che conosceva del territorio di Aosta e provincia era casa sua, la questura, la procura e l'osteria degli artisti, perché beveva. Champoluc è in Val d'Aia? Rispose Deruta quasi scandalizzato. Ma che vuol dire? Che è Val d'Aia? La Val d'Aia, dottore, la valle sopra Ver. Champoluc è il paesino più famoso, ci si scia. Vabbè, insomma, ecco, un paio d'ore fa è stato rinvenuto un cadavere. Un cadavere! Rottura di coglioni di decimo livello.
Schiavone lasciò scivolare la mano che stringeva il cellulare sul materasso e chiuse gli occhi imprecando tra i denti. Un cadavere! Decimo grado. Era proprio una rottura di coglioni di decimo grado e forse anche cum laude. Mi sente, dottore? Gracchiava De Ruta al telefono. Rocco riportò l'apparecchio all'orecchio, sbuffò. E chi viene con me? Scelga, io oppure Pierron? Pierron! Pierron tutta la vita, rispose rapido il vicequestore. Beh, è ovvio, è tutto un antagonismo nei confronti di ciò che ha intorno. De Ruta incassò l'offesa con un silenzio prolungato. De Ruta, che ti sei addormentato? No, dica dottore, dia Pierron di venire con la BMW. Ma forse per la montagna è meglio la Jeep. No, la BMW è comoda, è riscaldamento, funziona la radio e mi piace. Sulla Jeep ci vanno gli sfigati della forestale. Allora mando Pierron a prendere la casa e digli di non citofonare. Poi non vi dico come licenzia la signora che è con lui, arriva nel luogo del delitto. Là ci sono un po' di curiosi, ci sono dei turisti inglesi che sono lì che fanno capannello, insomma, c'è gente, hanno isolato l'area, sono incuriositi. Quando il mezzo depositò Schiavone e Pierron alla base della cabinovia, ecco, era una cabinovia, non era uno schilift, la folla dei curiosi era diminuita, potenza del freddo e della neve, perché era sera tardi, ormai era quasi notte, insomma. Solo gli inglesi resistevano compatti a cantare a squarciagola You Never Walk Alone, che per chi non lo sapesse è l'inno del Liverpool Calcio. Il vicequestore li guardò. Lui è di Roma, vabbè, adesso dopo si spiega, ma gli appassionati di calcio sanno bene di cosa parlo. Il vicequestore li guardò, rossi in viso, gli occhi semichiusi dalle birre. È lui che guarda questi inglesi. Gli girarono i coglioni. Ancora ricordava il 30 maggio 1984. Conti e Graziani che sparavano il pallone a cazzo di cane sugli spalti e il Liverpool che si portava a casa la quarta Coppa dei Campioni. Aveva giocato con la Roma, no? Aveva vinto ai rigori. Pierron, falli smettere, gridò. Lassù c'è un cadavere, un po' di rispetto. E che cazzo? In teoria perché c'è un cadavere, in realtà lui non li vuole sentire sti tifosi del Liverpool, gli ricordano una brutta esperienza a Roma. Pierron si mosse e andò a parlare con gli inglesi, i quali si scusarono civilmente, gli strinsero la mano e si azzittirono. Rocco ci rimase male. Primo, perché ormai gli giravano le palle e una bella lite lo avrebbe aiutato a sfogarsi un po'. Secondo, perché Pierron sapeva l'inglese. Schiavone a malapena sapeva dire Imagine All the People, cioè sapeva dire solo il primo verso della canzone di John Lennon, frase di nessuna utilità in patria quanto in terra d'Albione, cioè in Inghilterra. Ma tu sei l'inglese, Italo? Gli chiese. Italo è Pierron. Ma sa, dottore, rispose l'agente con un tono di scusa, nelle valli parliamo tutti francese e l'inglese a scuola ce lo insegnano bene. Intanto pensate alla faccia di Rocco Schiavone che non può menare gli inglesi e si sente un primitivo deficiente in confronto a Pierron. Sa, noi viviamo di turismo, vede, le scuole della Val d'Aosta sono ottime, impariamo le lingue, la tecnica bancaria, siamo abbastanza avanguardia nella... Pierron! Lo interruppe il vicequestore. Quando voi stavate nelle caverne a grattarvi i pidocchi, a Roma già eravamo froci, hai capito? Mi fermo qui, questa è veramente spassosa. Questo è il linguaggio che adotta Schiavone, sia quando dice delle battute che sono molto alla Chandler, ovviamente, sia quando parla, per così dire, in modo referenziale, normalmente, deve comunque Manzini mettere in rilievo la nota conflittuale, perché questo è il rapporto di Schiavone nei confronti dello spazio. Ecco, questo più o meno è la poetica dell'etnogiallo. Oh, l'etnogiallo è un titolo che ho dato io, quindi finisce qua, mi sa, però è vero che questa poetica c'è.
la vogliamo chiamare come, vogliamo, come ci pare, c'è. Il giallo nel mondo piccolo c'è. Adesso rispondo anche a Gabriella perché mi piaceva la sua cosa. Gabriella, ci rifai la domanda così ce la rinfreschi. Aspetta, prima volevo dire che quando tu parlavi di camilleri, dello sputare, no, sputare vuol dire, perché io sono pugliese, quindi è più o meno simile il mio dialetto, sputare significa, è metaforico, spegnere. Spegnere, quindi uccidere. Okay. Uccidere. Uccidere. Per chiarire. Allora esiste, bene. Insomma, non se l'ha inventato lui. No, esiste. Noi esiste. Diciamo, io te lo dico in dialetto, it stood, capite? Anche a Napoli si dice. Ti spengo. Sì, per spegnere, sì. Allora, mi fate correggere quello che ho detto. Purtroppo non se l'ha inventato e mi dispiace molto, però viene calato in un contesto linguistico che lo rende molto espressivo, perché il contesto linguistico del certo. Nord. No, ma allora, la mia domanda era e se camilleri era tutto programmato, anche il fatto di stare per esempio dietro la scrivania, cioè è tutto un quadro teatrale il suo. Allora, sì, ti ringrazio Gabriele della domanda, perché mi permette di dire alcune cose per camilleri molto importanti. Camilleri ha cominciato tardi a pubblicare i suoi libri. Prima era un regista teatrale e un insegnante alle scuole teatrali e di recitazione anche per il cinema, credo. Lui è stato, credo, proprio il maestro di Zingaretti, ma per dire Zingaretti perché fa Montalbano, ha lavorato moltissimo in teatro, in televisione. Oltre che maestro di recitazione è stato anche autore. Quindi, dal momento che lui conosce molto bene la pratica del mettere in scena la situazione, dialoghi, con la definizione dello spazio, con i tempi, a me viene da pensare che non ci sia nulla di, ovviamente non di casuale, perché questo è assurdo. Aspettate un attimo che mi cercano, state lì. Ale, come stai? Alessandra? Bene, grazie, saluto. Poi ci sentiamo, eh? Sono qua, scusate. Non c'è nulla sulla quale lui non abbia riflettuto, questo è sicuro. Cioè, nulla che lui non abbia studiato prima approfonditamente. Quando tu leggi Camilleri, Sciascia e Pirandello, li vedi subito. Vedi anche Verga. Secondo me, quando vengono evocati certi profumi e quando vengono rappresentati certi giardini, c'è anche Tomasi di Lampedusa. Cioè, la memoria letteraria, anche la competenza letteraria è più che evidente. Ma quello che non si vede tanto, a mio parere, è il modo di far agire, parlare i personaggi, sistemarli, collocarli nello spazio, perché è tutto studiatissimo. Per esempio Montalbano, quando viene inquadrato nella sua camera da letto, spesso è perché lui fa riferimento a dei sogni precisi, e anche sì. È una dimensione spaziale di un immaginario, ma che è anche una premonizione di un qualcosa che sta per succedere, e certo. È assolutamente tutto strastudiato. Sì. Molto, ma voi dovete pensare a studiato nel senso bello del termine, non studiato nel senso risponde tutto a un meccanismo, è tutto ripreso da altri modelli, è tutto finto. No, studiato vuol dire che è complesso, che ha profondità. È per quello che vi dicevo che Camilleri sta nel canone, è un classico, perché lui è un autore che ci fa vedere la realtà in modo complesso. Sai cosa dicevano? Ma mica solo Gramsci e Benjamin, lo hanno detto in tanti. Il giallo, quando è un buon giallo, è importante perché ti crea una coscienza critica della realtà, cioè esprime un certo modo, un certo punto di vista sulla realtà. Allora, per poter costruire un punto di vista sulla realtà, tu devi costruire un punto di vista complesso, inutile. Devi costruire un punto di vista in cui tu hai fatto delle scelte molto precise, molto ponderate, molto sistematiche nel narrare situazioni che ti sembrano molto normali, tipo Montalbano che sogna, Montalbano dietro la scrivania. E aggiungo un'ultima cosa. Quando tu leggi Camilleri,
e vai a vedere le fiction tratte dai romanzi, vedi che sono praticamente la stessa cosa. Cioè ti sembra... Anche se io preferisco il libro sempre. Sì, però il libro è costruito come se dovesse essere rappresentato in televisione. Ma questo non è un deprezzare, Camilleri. Questa è la multimedialità che Camilleri ha capito benissimo, lui che è ben più anziano di noi, era ben più anziano di noi, l'ha capito benissimo. Cioè tu non puoi pensare all'opera di narrativa come interessante, tu devi pensare all'opera di narrativa come una forma che sta in sistema con altre forme. Una di queste è la narrazione televisiva. Può essere anche il cinema, ma è la narrazione televisiva. Poi ci deve essere la forma della narrazione attraverso il web, la rete. Camilleri era uno che parlava un sacco sulla rete, cioè aveva proprio i rapporti, i dialoghi con i suoi lettori. E la stessa cosa ha fatto Lucarelli, stessa cosa fanno Carofiglio, Manzini. Cioè è questa la narrativa oggi, non è mai un'opera fatta di una forma autonoma. È sempre un'opera multimediale. Beh, sono diversi linguaggi, cioè lo stesso linguaggio espresso in modo diverso, in luoghi diversi, come la rete, come la televisione, come, ci sono chiaramente, il cinema, come il teatro. Certo, ci sono chiaramente dei cambiamenti, perché il mezzo determina anche la forma, certo, il messaggio, determina tante cose, però quando leggi Camilleri tu vedi già lo scrittore che pensa a una traslazione anche in un'altra forma. Io me ne sono accorto leggendo fiction, c'è il modo di mostrare le cose, di raccontare le cose che è uguale. Manzini è uno sceneggiatore, idem. Poi potrei fare anche altri esempi. Comunque grazie Marco, sei stato bravissimo, tante cose che non sapevo. No, grazie a voi, bravo, mi divento queste cose, fatemi altre domande se volete. Come? È bellissimo. Hai fatto una relazione veramente strepitosa che mi dispiace che c'è poca gente. Speriamo che si ripeta. Ci siete voi. Ragazzi, io sono abituato alle mie classi. Uno studente guarda fuori dalla finestra, un altro manda il messaggio WhatsApp alla sua compagna di banco, peraltro che lì a 2 centimetri. Queste sono cose interessantissime, proprio davvero. Mi hai aperto. Io non amo molto il giallo, per cui chi parla? Però Camilleri l'ho letto, mi piace, va bene. Però ecco, questa diversità fra il giallo etno, io non lo sapevo. Cioè, definizioni mie. Ma non importa. L'importante è che abbiate capito le poetiche. Queste sono delle, cioè, è molto vera la cosa, cioè, è così poi alla fine, sì, capito? Sì. Ti ringrazio, guarda. No, ringrazio voi, Tiziano. Mi dispiace che sono arrivata in ritardo. No, volevo dirti che quando mio nonno diceva a mia nonna spegni la luce, gli diceva morta la luce. Morta. Esatto. Non smorta la luce, muori la luce. Muori la luce. Quindi secondo me questo spegnere e morire è una cosa che è la stessa cosa. Mi è venuto in mente, sì, sì, il sì, fatto che tu me l'hai detto. Ma insomma, ma qui mi avete deluso, allora Camilleri non se l'è reinventato. Però per dire, Machiavelli quando diceva uccidere qualcuno diceva spegnere, questo è un uso toscano, spegnere qualcuno. Infatti i miei nonni sono della Romagna, della montagna, a cavallo con la Toscana, e mio nonno gli diceva morta la luce, sì. E quindi volevo fare dirtelo, grazie. Posso? Certo. Allora, intanto veramente bravissimo, cioè sei stato interessantissimo, bravissimo, interessantissimo, non so, veramente mi è piaciuto da morire quello che hai, anzi dopo mi è piaciuto proprio questa cosa, tutta questa cosa, e te l'ho detto all'inizio, io non sono una lettrice di gialli, ma come dire, questi pezzi che hai letto erano divertentissimi, io sono veramente sganasciata, non mi ero mai resa conto di quanto potessero essere divertenti queste cose, quindi veramente mi sono già segnata che bisogna che vada assolutamente a leggere Camilleri e Manzini. No, ma quella scena c'è pure in la gita Tinder, la fiction, eh?
la scena della vicina che dice pensieri tinti e zucchi, zucchi. Ma io non li guardo queste cose, cioè non li guardo proprio, capito? Allora non li conosco. Quindi intanto veramente bravissimo, interessante, tutto va bene, ok. Mi sono segnata anche il centravanti, è stato ammazzato verso sera, che conoscevo come titolo, ma mai cosa. E quindi veramente interessantissimo. E ti volevo solo chiedere una cosa, allora, sì. Perché io mi ricordavo, allora confesso colpevolmente di non aver mai letto i tuoi libri. Però mi ricordavo che tu mi sembrava che avessi pubblicato, infatti l'ho appena trovato, un giallo ambientato a scuola, il nero, il lento, il veloce. Allora sì. Mi chiedo, tu un etno giallo, quindi lo hai scritto, no. L'ho capito, mi no, chiedi, non l'ho letto, lo leggerò. Però dico, il tuo etno giallo l'hai costruito con tutta questa logica, quindi. No, perché quello è uno scuolo giallo. Ma non, è un etno giallo. Non può essere un etno giallo, non l'ho letto, però non è un etno giallo. Ma no, Arianna, quello è un giallo che si svolge in una scuola, sì, italiana, ma non è neanche indicato il luogo. No, no, quello è un giallo un po' gotico, un po' fantastico. Ma il fatto che tu utilizzi una scuola che richiede quindi un linguaggio specifico che determina il personaggio. Quello senz'altro sì. Sì, quella del linguaggio è un'operazione obbligatoria per chi faccia non solo gialli, ma anche altri tipi di narrazione. Perché col linguaggio tu costruisci non solo la situazione, spazio, tempo, personaggi, però dai anche una certa visione delle cose, perché le parole veicolano i concetti. Per cui se io ti comunico attraverso le parole certi concetti, tu cominci a vedere la realtà come ti chiedo io di vederla, come ti propongo io di vederla. Per cui il romanziere che costruisce una realtà che deve essere, che deve condividere con il lettore, quindi plausibile, deve curare moltissimo il linguaggio, proprio perché attraverso le parole costruisce un certo mondo, costruisce certi concetti, certi pensieri. Quindi tu non è un etno giallo. No. E allora ti faccio la domanda sulla Vargas. Sì. Secondo te il commissario Damsberg, eccetera, quella serie lì, c'è qualcosa di etno giallo oppure l'ambiente è troppo grande, il fatto che i personaggi si muovono? Cioè c'è un ambiente piccolo che è il commissariato e quindi effettivamente ci sono queste dinamiche. Però al tempo stesso i personaggi si muovono in un ambiente più, come dire, in uno spazio più ampio. Quindi allora lo spazio nell'etno giallo, almeno per come l'ho pensato io, deve essere uno spazio che ha dei limiti molto precisi e la precisazione è opera dell'autore. L'autore deve, la proprio lui come urgenza, come esigenza quando scrive un etno giallo, stabilire un perimetro, stabilire i fines, cioè i confini. Io della Vargas ho letto soltanto quello che citavo prima, non mi ricordo in che spazi avviene. È più lontano, perché in Canada invece c'è questa costruzione di questo luogo, in effetti che è il commissariato, però i personaggi poi si muovono su uno spazio più alto. No, allora non è un etno giallo. E invece prima dicevi che coso è Lucarelli, quando abbiamo citato Lucarelli mi hai detto lui poi senza saperlo in realtà è uno dei fondatori dell'etno giallo, perché? Sì. Allora parliamo un attimo di... Ve lo dico proprio in 5 minuti, Lucarelli tutte le volte che l'ho sentito parlare ha sempre detto che lui ha ambientato tanti gialli che ha scritto a Bologna, perché la Bologna, soprattutto quella degli anni 70, primi anni 80, era un luogo nel quale certe cose non dovevano succedere, quindi omicidi, serial killer, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui il lettore rimane, per così dire, perplesso e meravigliato del fatto che a Bologna succedano di queste nefandezze che lui racconta. In realtà, secondo me, Lucarelli, ma magari non lo sapeva, non dico che ha detto una balla, ci mancherebbe, Lucarelli ha proprio fondato una certa dimensione dell'etno giallo, perché in certi romanzi suoi, tipo Almost Blue, il serial killer che è l'iguana, che uccide tutti gli studenti universitari per prendere la loro identità, non poteva che compiere le sue efferatezze che a Bologna.
perché Bologna è il luogo dove la fauna è molto variegata, c'è una specie di carnevale di studenti giovani, liberi, allegri, goderecci, bizzarri, originali, che vengono da tutta l'Europa. È lì che un killer come l'iguana trova le sue vittime. Quindi la vicenda di Olmos Blue poteva succedere solo a Bologna. Questa secondo me è una delle basi dell'etnogiallo. Poi, quando lui descrive Bologna, cioè descrive, non è che descriva, però caratterizza gli ambienti di Bologna, li caratterizza in senso molto preciso e ci tiene proprio a mettere in rilievo dei luoghi che a Bologna esistono veramente, con delle persone che esistono veramente, ma che tu conosci solo se la frequenti un minimo. Ad esempio, la scena in cui, adesso non vorrei sbagliare perché vado a memoria, la scena in cui il ragazzo e l'ispettore negro, il ragazzo non mi ricordo come si chiami, il ragazzo è cieco, vanno nel locale per cercare di identificare l'iguana, perché sanno che è lì, e il ragazzo conosce solo la voce dell'iguana, perché lui è cieco, l'ha solo sentito parlare, quindi deve ascoltare un po' tutti, insomma. Quello è il Porto di Mare, che era un locale che era in centro a Bologna, in un seminterrato, sempre affollatissimo, nel quale poi quella sera, credo, dovessero suonare Marco Tamburini e Manzoni. Marco Tamburini è stato un grande trombettista, adesso è morto in un incidente stradale, è stato un grande trombettista jazz, e Manzoni era un altro sassofonista, credo. Cioè Lucarelli voleva proprio caratterizzare quello spazio lì. L'ha fatto in modo sistematico in Olmos Blue? No, è ovvio. Però lui ha cominciato, secondo me, a costruire questo tipo di poetica, che è la poetica del luogo precisamente determinato e che determina in parte la narrazione. Poi anche le storie del commissario De Luca stanno in una Bologna che è vera, poi quello passa per giallo storico perché avviene durante la seconda guerra mondiale, subito dopo, però la caratterizzazione di Bologna è proprio quella degli anni 40, 30, 40, 50. Lucarelli lo sa perché lui è uno specialista di storia moderna, quindi lui conosce, come Camilleri, no? Conosce molto bene la sua materia. Per fare l'etno giallo non basta piazzare la paella durante la tua vacanza a Valencia, bisogna conoscere bene Valencia e come è fatta la paella, insomma, come abbiamo visto prima. Ciao Maurizio, che non ti ho salutato. Ciao caro, io purtroppo mi sono riuscito a collegare molto in ritardo e quindi recupererò, mi è dispiaciuto molto per motivi di lavoro, recupererò al volo la tua lezione nel sito Ipogrifo. No, ti mando il mio... Tiziano che ti posta tutti. No, no, Maurizio, ti mando stanotte a Luna il Meet e ti rifaccio la lezione solo per te. In diretta, in diretta. No, a proposito, dicevo ad Arianna che il giallo di Marco Marangoni ha avuto anche eccellenti presentazioni, quindi il punto forte è stata la presentazione. Sì, sì, perché sennò non avrebbe venduto una copia. Esatto. Con me c'era uno specialista della letteratura. È ricordato per la presentazione. Quel sì, sì, più che altro per quello. Uno specialista, peraltro una persona di grande sensibilità, di grande profondità anche dal punto di vista emotivo, fa un mestiere impraticabile. Infatti non sono riuscito a collegarmi stasera per tempo, però sai che io nelle ore notturne poi recupero alla grande. Io grazie ancora, non lo ringrazierò mai abbastanza Bachilega per il suo secondo lavoro grande, è quello grande. Di presentatore di libri di autori sempre volentieri, vagabondi, diciamo. Primo molto il prossimo libro, ma sempre volentieri. Dite se avete altre domande, se no vi lascio anche andare a mangiare, non so quello che dovete fare. Certo, Daniela, scusa, ciao. Ciao, io sono, mi sei interrotto tutto prima proprio mentre stavi parlando, per cui volevo sapere se è possibile recuperare, perché anch'io ho finito dopo il lavoro, e dove la prima parte. Tiziano, se rispondi tu. Buonasera, sono qua. Allora, il video stasera lo devo prima scaricare, convertire, poi lo metto in upload nella pagina YouTube dell'Associazione Ipogrifo, nel sito internet di Ipogrifo, nella pagina Facebook di Ipogrifo, nell'account Twitter di Ipogrifo. Va bene, perfetto, grazie mille. Marco, una domanda. Quindi, allora, uno scrittore di etnogiallo ha anche un po' una vena antropologica?
Secondo me sì. O è un autore molto astuto che sa che questa è una via che da un punto di vista commerciale rende, oppure, o anche è una persona che ha dei forti interessi antropologici, perché deve avere un'inclinazione per ciò che riguarda la vita quotidiana negli spazi quotidiani. Gli spazi quotidiani, a meno che non siamo Biden, sono spazi piccoli. La nostra vita è questa, non sempre, non per forza, però l'antropologo va a guardare la vita di tutti i giorni che sta nei nostri spazi di tutti i giorni. Hai presente Roma città aperta di Rossellini? La maggior parte delle scene si svolge in casa, nella casa di credo si chiami Nina, comunque di Anna Magnani, no? Perché? Perché il fuori, la cornice, il mondo è in fiamme. Allora tu ti rifugi nello spazio piccolo, lì vivi la tua vita quotidiana, e nella tua vita quotidiana emergono più cose magari che emergerebbero se tu stessi fuori. L'antropologo è questo, è molto questo l'antropologo, va proprio a cercare negli interstizi della vita. Poi l'antropologo si occupa delle comunità naturalmente, non delle persone singole, però va a cercare queste cose. Allora anche la curiosità di questo sguardo, senz'altro è una curiosità che l'antropologo condivide con questo tipo di scrittori, secondo me. Se guardate, andate a leggere i libri di Camilleri, non di Montalbano, tipo Il birraio di Preston, ad esempio, oppure l'attacco del telefono, adesso non mi ricordo, La scomparsa di Patou. Sono tutti romanzi un po' storici, un po' no, che Camilleri scrive o ha scritto non so neanche quando, perché poi sono stati tutti pubblicati tardi, e c'è il gusto proprio del racconto del particolare, della vita piccola, della vita di tutti i giorni, del litigio col vicino, il litigio col vicino di posto a teatro. Matti, è una miniera di situazioni, e sono tutte situazioni molto significative. Quindi sì, Camille, rispondo senz'altro di sì alla tua domanda, è anche molto antropologo. El Roy non è per niente antropologo, i suoi gialli si svolgono a Los Angeles, potrebbero svolgersi a Cinecittà, non cambierebbe niente. Ti ringrazio Marco, e io mi collego a quest'ultima suggestione che ci hai dato, perché Il birraio di Preston è uno dei libri di Camilleri, anzi quasi l'unico che ho letto con molta attenzione e molto piacere. E ti chiedo questo, il discorso del dialetto e dintorni, che chiaramente in Camilleri è proprio costitutivo della sua scrittura, della sua letteratura, anche in altri autori molto meno che in Camilleri, ecco. Come lo vedi rispetto al discorso che fai stasera, cioè rispetto all'ambientamento, diciamo così, al genere? Perché chiaramente dà qualcosa in più, però per esempio a me come lettore, che ahimè non ho niente a che fare con la Sicilia, mi dà anche qualche problema, ecco, di accostamento all'opera. Sì. Però capisco che è un arricchimento, volevo un tuo parere su questo. Allora, ne abbiamo parlato prima quando non c'eri. No, scherzo, Non è l'arricchimento, è la dimensione fondamentale, perché l'etnogiallo si caratterizza per lo spazio, e nello spazio c'è anche il linguaggio, per cui scrivere in un certo linguaggio, che è il linguaggio di quello spazio lì, determina proprio il tipo di narrazione, determina proprio il senso che tu dai alle cose, quindi è fondamentale. Almeno se vuoi scrivere un giallo, un etnogiallo originale. I primi libri di Camilleri di Montalbano avevano il glossario alla fine, lo saprete, perché la gente, i lettori si trovavano molto in difficoltà nel trovare astutare, tagliare e così via. Poi il glossario è lentamente scomparso, un po' perché la gente è cominciata ad entrare nel gioco linguistico, e un po' perché secondo me Camilleri ha cercato di usare un lessico un po' ritornante,
cioè ha cercato di ripetere spesso certe parole in modo che il lettore le imparasse più facilmente, perché c'è sempre l'esigenza della comunicazione. Però il linguaggio di Camilleri, anche se mette in difficoltà il lettore, è molto importante, perché è un linguaggio che caratterizza lo spazio in senso noir, cioè di quello spazio fa emergere le dimensioni misteriose, in penombra, anche paurose, anche ancestrali, fa emergere delle emozioni, delle sensazioni inquietanti. Quindi, lo dicevamo prima, una delle degli elementi più importanti della poetica di Camilleri è proprio quel linguaggio lì. Questo è fondamentale. Grazie, poi recupererò molto volentieri il tutto. Se no, quando ti interrogo. Grande, con molto piacere. Ma devo essere un tuo studente io. Come devo fare? Posso farmi ancora avanti? Ma naturalmente, puoi iscriverti a scuola, dopo non stai nel banco. Marco, questo tono, ma grazie per in 12 anni che sono stata a Imola non ci siamo mai incrociati io e te. No, no, infatti è un peccato, perché avrei voluto imparare. No, ma guardate, è perché siamo tutti amatori del giallo. Vabbè, ma dipende dalla perplessità. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì, sì. Perché il giallo ci sospende nella perplessità, ci mette in una condizione in cui dobbiamo prima di tutto fermarci, e sapete che noi viviamo sempre correndo, e per seconda cosa ci toglie dall'atmosfera assertiva, univoca, nella quale la globalizzazione, il nostro capo ufficio, comunque ci vogliono tutti tenere. Quando c'è il giallo, noi finalmente possiamo dubitare del mondo che abbiamo intorno. Possiamo divertirci e guardarlo come un mistero da guardare, da esplorare. Ma pure poi c'è anche questo. Sì, prego. No, Simenon, secondo te, com'è? Non è un... Mi mandi a nozze di nuovo, Gabriella, mi fai sposare tre volte. No, perché io ho letto più Simenon, capito? Ho letto Camilleri, Simenon. Simenon è l'Omero. È l'Omero dell'etno giallo. Ecco, vedi. Perché lui, con Maigret, non in tutti i Maigret, però lui ha spostato la vicenda gialla da Parigi nella provincia. Quindi, nei piccoli paesi dove i personaggi sono tutti come la vicina che abbiamo visto prima, anche se non parlano in siciliano e non hanno pensieri tinti. Questa è stata un'operazione importantissima che ha fatto Simenon. Poi adesso in quei paraggi, in quella temperie giallistica, l'hanno fatto anche Boileau e Narcejac quando hanno scritto I Diabolici, che si svolge in provincia pure. Il giallo, il noir francese, devo dirla meglio, il noir francese, proprio grazie a Simenon, è stato uno dei modelli proprio archetipi dell'etno giallo, per questa ragione, perché ha portato il mystery negli spazi piccoli, lontani. Ma se vuoi ancora andare più indietro, poi basta, il primo noir, veramente etno noir, è La Lupa di Verga. Andate a rileggerlo, sembra il postino suona sempre due volte, in un posto piccolo, con il linguaggio adeguato, con i personaggi adeguati. Andatevelo a rileggere, primo etno noir, è il primo che mi viene in mente, poi adesso smetto perché sennò arriviamo a Edipo. Bellissimo. Bellissimo, grande Marco. Ma guarda con piacere comunque. Davvero. La Lupa di Verga, io la ricordo ragazzino, ne ho un ricordo di infanzia a Milano, a teatro. Ma l'opera o proprio il... Fu rappresentata a teatro La Lupa di Verga, adesso ma fu una compagnia molto importante. Non l'opera lirica. No, il racconto fu trasposto in teatro.
ma fu una cosa molto importante, tipo Streller e dintorni, più o meno una roba così. Adesso mi hai fatto venire in mente questa cosa, la vado a ripescare. Sì. Grazie molto. Ciao, ciao Daniela, grazie. Grazie Marco. No, grazie a te. Ciao, ciao, ciao. E, dite se avete altre cose, sono a vostra disposizione, se no. Penso anch'io, sai, Tiziano, è troppo bello, dai, lo devi rifare questa cosa, devi fare approfondimenti. Ah, mamma mia, no. Entusiasma, davvero, non finiamo più con gli approfondimenti. No, e poi è stato interessante anche il fatto che hai inserito dei pezzi che hai letto, perché veicolano sempre molto bene i concetti e uno li fissa, li comprende. Sì, sì, quando leggevi, beh, devo dire che hai frequentato più Montalbano, perché quando leggevi dialoghi in siciliano sei stato più bravo della lettura su Schiavone. Comunque, su Schiavone, sì. Schiavone è inimitabile. Sì. Devo dire che lì forse a livello di sceneggiatura è più bravo quasi l'attore dello sceneggiatore, cioè dello scrittore. Non lo so, perché sono dei dialoghi veramente in cui l'espressione, il tono fa tutto. Ma Eva Manzini è uno sceneggiatore. Ah. Manzini faceva lo sceneggiatore del 64, quindi mia generazione, lui ha cominciato come sceneggiatore, ma è tutta gente che ha cominciato con una rappresentazione in forma di performance. Dopo, secondo me, ha scritto. Perché è questo. La performance comunque ti consente una multimedialità migliore rispetto a una narrazione che è magari piena di riflessioni, di considerazioni, molto interiorizzata. Cioè, per dire, prima citavo Céline, di Viaggio al termine della notte non ci fai una fiction, ma manco della Montagna incantata fai una fiction. Non è possibile, perché non è una scrittura adatta quella. Sono scritture che hanno una complessità diversa da quella di Camilleri, di Mazzini. Non voglio parlare di altri che scrivono in modo ancora più semplice. Ma non so, vogliamo parlare della recherche di Tom Perdue? Lo so che hanno fatto il film, ma tu pensala nella multimedialità della fiction. Pensa alla recherche di Tom Perdue su Netflix. Ma è impossibile da fare, perché quella è una scrittura che non è una scrittura che crea la performance. Crea un altro tipo di meccanismo, crea un altro tipo di riflessione, un altro tipo di logica, un altro tipo di considerazioni. Delitto e castigo di Dostoevskij, secondo me il film c'è. Ho visto l'opera teatrale, ma l'opera teatrale ha una lentezza che non può mica essere trasposta nella multimedialità. Ti volevo fare anche un'altra domanda invece. Paul Auster, Trilogia di New York, ecco. Tu come la inquadri? Perché tutto questo spazio newyorkese è molto fluido, in cui addirittura non si hanno dei parametri temporali, non si capisce mai se mattina, se sera, lui entra di mattina e dopo un dialogo è già sera, c'è un continuo spaesamento temporale e fisico proprio anche, no? Paul Auster, Trilogia di New York, se non sbaglio è degli anni 80, anni 80, inizio anni 90, possibile? Non te lo so. Perché quello è non è un etno giallo, questo siamo d'accordo. No, non è un etno giallo, però come stile ti volevo, perché c'è un forte rapporto con la città, ma è un rapporto che è strano, perché quella è New York, cioè quella è una città che sta già nel flusso della ipermodernità. Quindi fluidità, no? Sì, tu sei a New York, ma il tempo è diventato fluido e non ti offre più dei punti di riferimento. È un tempo che può essere rettilineo, ma può essere anche curvilineo, per dire, può essere ramificato. Uno degli ultimi romanzi di Paul Auster era proprio Il tempo ramificato, ed è, adesso non mi viene in mente, porca miseria, no, bellissimo, è la storia di tre persone che a un certo punto si divide in tre possibili futuri diversi, per cui leggi l'inizio che è uguale per tutte e tre le storie, poi le tre storie si sviluppano su tre possibilità diverse, cioè vivono tre vite diverse, personaggi,
e poi alla fine si ricongiungono nella medesima storia, fantastico. Però più o meno è sempre l'idea di un tempo fluido che non offre dei punti di riferimento stabili. Immagino, se non ricordo male, che anche gli spazi siano spazi che sono spostabili, cioè sono degli spazi che sono, come si dice, modulabili, esatto, secondo l'idea del modulo postmoderno, per cui li puoi cambiare, li puoi incastrare in modi diversi, possibile, non ti ricordi? No, non mi ricordo, io poi devo dire, ho letto l'inizio del libro, poi mi sono fermato, ho attaccato altre letture, però mi aveva molto colpito il suo stile, perché un po' spiazzante, addirittura sì, a volte un po' conveniente lo trovo, perché non sempre tutto deve quadrare, no. Dopo un po' tutte queste sovrapposizioni anche del personaggio, del suo io con altre visioni di se stesso, insomma diventa delle volte poco seguibile, e quando è tutto troppo ingarbugliato a me non piace tanto, mentre prima mi parlavi proprio della rappresentazione chiara in degli spazi circoscritti, no, con una struttura ben, no, rappresentabile. Ma è ingarbugliato perché non ti... questo, scusa Alessandra, è ingarbugliato perché non ti vuole dare dei punti di riferimento, allora l'impressione è quella del garbuglio, in realtà l'impressione è quella del pesce che sta dentro un mare e per lui tutte le strade sono esattamente uguali, non c'è una logica per i suoi movimenti o per le esperienze che fa, più o meno è questa la cosa di Paul Auster. Peraltro Trilogia di New York era molto debitore di Don Chisciotte, perché a un certo punto, come dicevi tu, il personaggio si specchia in se stesso, sembra che esca, si guarda, a un certo punto va a cercare proprio l'autore Paul Auster, lo trova, che è esattamente quello che fa Don Chisciotte nella seconda parte del romanzo di Cervantes. Però è ovvio che Cervantes aveva un'idea della realtà, Paul Auster ne ha un'altra, non vanno confuse naturalmente, sono due cose diverse. Paul Auster senz'altro è un autore molto disorientante, però apposta. Ecco, quindi da questo punto di vista potrebbe essere poco multimediale, come dici tu, cioè poco rappresentabile dal punto di vista cinematografico. Altro. Zero. Per dire Montalbano. Zero, a meno che tu... A meno che tu non metti un romanzo di Paul Auster in mano ai fratelli Wachowski. Mai visti? No, chi sono loro? Fratelli Wachowski sono due registi, cioè uno è diventato donna, credo che anche l'altro sia diventato donna, adesso non mi ricordo, che sono diventati famosi perché hanno fatto Matrix, la trilogia di Matrix. Il secondo e il terzo totalmente incomprensibili. Loro quando possono rappresentare una cosa che va davanti e indietro nel tempo senza aiutare in alcun modo lo spettatore, sono gli specialisti. Se avete mai visto Cloud Atlas, ecco, è un romanzo che andrebbe benissimo per Paul Auster. È un film per Paul Auster. Certamente bisogna essere disposti a creare una storia con dei parametri di spazio e di tempo che bisogna spiegare al lettore, se non vuoi che il lettore si alzi e se ne vada. Pure Pulp Fiction a suo modo è così, perché Pulp Fiction ha i tempi che sono tutti intersecati tra di loro, come se tu tirassi a caso dal mucchio dei giornaletti vecchi una copia, perché devi passare 5 minuti e non sai cosa fare, leggi quello che succede lì, che so, la seconda puntata di Vince e Jules, che sono i due killer, no? Lo rimetti sopra, poi tiri fuori un'altra copia da sotto e vedi la prima puntata della storia di Gilles, di Vince e Jules, che poi è seguita la copia che hai appena letto. Cioè i tempi sono tutti avvolti gli uni sugli altri e non c'è ordine. L'idea è quella lì. Ormai l'idea di tempo lineare è andata. Pare in opere che vogliono comunicare, vogliono essere lette, vogliono avere un mercato ampio. Però è inutile che ci illudiamo. I Promessi Sposi non li scriveranno più. Manco i Miserabili. Se voi guardate alla sequenza, alla serialità delle storie di Schiavone, vedrete che comincia in Val d'Aosta, poi in Pista Nera, ci sono dei rimandi a quello che è successo prima a Roma. Questi rimandi di quello che è successo prima a Roma avranno dei riflessi sugli successivi romanzi, che hanno una parte che si svolge in Val d'Aosta, ma poi
delle parti in relazione a quello che è successo prima, per cui getteranno nuova luce su quello che è successo prima, e quello che è successo prima, scusate, non si vede in gesti, e quello che è successo prima illuminato da nuova luce determinerà quello che succederà dopo in altri romanzi, ed è un andare avanti indietro nel tempo. Io lo chiamo back and jump, torna indietro e poi salta in avanti. Così, questa è la serialità di oggi, dobbiamo un po' adattarci. Se anche ci... L'hai spiegata molto bene questa di Rocco Schiavone, bellissimo, vero? Avanti, indietro, avanti, sì, avanti, indietro. Dietro con dei riverberi del passato sul presente, che, e quindi non è solo un flashback. Ti crea uno dei flashback. Per fare un altro romanzo, per aprire un altro filo narrativo, per dire, io mi sono sempre chiesto, ma Rocco Schiavone, per il tipo che è, per come tratta la gente, per gli amici che ha, Brizio e quell'altro, ma com'è che è diventato un commissario? Cioè, com'è che è entrato in polizia? Sicuramente Manzini ha già in testa un romanzo che fa back e ci dice perché è entrato in polizia, e poi farà jump e ci dice come quella scelta avrà influenza sul suo futuro, secondo me. Può darsi. Guarda, nonostante tutto è amabile, dai, si fa voler bene. No, a me piace da matti. A me piace che ti devi voler bene per come sono. Rocco Schiavone è stupendo, a me piace da matti. Poi è molto bravo l'attore. Marco, ascolta, visto, credo che sarà un grande regalo che facciamo alla rete consegnando questo video, se mi mandi una lista generica degli autori che hai citato stasera, se qualcuno ti scappa, non importa, le inserisco nelle informazioni del video di YouTube, no? Certo, va bene. Rendiamo una cosa più completa, perché certo, credo che questo, come gli altri, è un grande dono. Questo è credo che funzioni bene. Chi è che non ha mai letto un giallo, no? E quindi, io che non sono un grande lettore, perlomeno non uno scrittore, però ho capito quello che hai detto, ecco. Vi dico solo veramente l'ultimissima cosa, poi vi lascio andare. Prima dicevamo, non so se ce l'avete già, la dimensione gialla infiltra gli altri generi, per cui se un romanzo vuole essere, deve essere piazzato sul mercato, devi metterci la dimensione gialla. Allora, a me capitò, ma proprio per caso, di leggere di un autore, credo rumeno, Bauerdic, ce l'ho qui sotto il riferimento, Come la Madonna arrivò sulla Luna. Si svolge in un piccolo paese della Romania, prima del crollo del muro, quindi Romania del blocco sovietico, dove sono tutti molto religiosi e hanno l'immagine della l'immagine che si portano in processione, no? L'immagine della Madonna che è seduta sulla Luna, non so perché proprio sulla Luna, ma hanno questa immagine, e per loro, che sono persone antropologicamente semplici, la Madonna sta sulla Luna. Quando vengono a sapere che negli Stati Uniti stanno facendo una spedizione con una nave che si chiama Apollo per andare sulla Luna, vanno in crisi, manderanno via la Madonna. La Madonna cosa dirà? Ci saranno gli uomini al posto della Madonna. Dove andremo a finire? Catastrofe. E come storia era stupenda fatta così. Ma leggendola, ho visto che è stata inserita una trama gialla, cioè c'è un omicidio che si svolge a lattere di questa storia, non ha alcuna attinenza con questo shock dell'Apollo che arriva sulla Luna, della Madonna, eccetera. Non ha nessuna attinenza, ma si vede benissimo che è stata inserita perché per rendere fruibile, quindi vendibile, il romanzo dovevano metterci la dimensione gialla. Adesso il mercato richiede questo. Ci deve essere un morto, cioè ci deve essere un giallo, mica un ladro, un cadavere. E più il morto è morto, come dice Van Dien, meglio è. Van Dien, no? Filo Vans. Grazie, non ho più niente da dirvi. Grazie a te. Grazie a voi, a grazie tantissimo. Ciao. Volevo dire, Andrea ti saluta e ti, Marco, Andrea ti saluta e ti ringrazia, perché stasera è dovuto scappare a prendere sua figlia che era il compleanno. Ringrazio io lui e voi.
Va bene, va bene. Grazie Marco, recupererò tutta la parte iniziale. Complimenti per l'ultima parte che ho visto, sempre bellissima. Grazie. Esatto, mandami la lista dei Marco. Te la mando, grazie. Ciao Massimo. Ciao Marco. Ciao a tutti. Ciao.